Ciao ragazzi, bentornati sul canale, bentornati su World of Warships. Come vedete, nel mio porto finalmente è stata consegnata una nuova nave. Nello specifico sto parlando del cacciatorpediniere americano di livello 9 Premium, attenzione, Black. Questo cacciatorpediniere può essere ricevuto solamente vincendo 5 volte la stagione delle Ranked Battles. Lo dico per coloro che si sono avvicinati da poco al mondo di World of Warships: bisogna arrivare primi nella stagione per poter appunto vincere la stessa. Andiamo a vedere nello specifico le caratteristiche di questo cacciatorpediniere. 20.250 punti, artiglieria, avremo cannoni da 127. Tempo di caricamento 2.9, arriviamo a 2.9 tramite il potenziamento, eccolo qui. Danno HE 1800, danno AP 2100, probabilità di incendio pari al 5%, gitta da massima 15.4. Il comandante è il comandante che uso solitamente sui miei cacciatorpedinieri americani. Per quanto riguarda i siluri, attenzione, molto interessanti, dipende dai punti di vista. Tempo di caricamento 96 secondi, danno siluro 21.600, davvero molto. Portata siluro 13.7, interessante. Individuazione siluri dal mare 0.9. Però abbiamo un problema, tra virgolette, velocità siluro 43 nodi. Dovrebbero essere i siluri più lenti di tutto il gioco. Non vorrei essere in errore, sto andando a memoria. Difesa contraerea 49. Abbiamo poi una manovrabilità pari a 36.8 la velocità. Velocità davvero molto bassa. Considerate che arriviamo a 36.8 tramite la bandiera Sierra Mike. Davvero una bandiera bellissima. Mimetizzazione, verremo spottati a 5.8 da qualsiasi nave avversaria e da 3.3 da qualsiasi aereo nemico. Facciamo un paio di passi indietro, torniamo ai moduli. La partita che stiamo per vedere, mi vedrà giocare senza il consumabile premium, semplicemente perché mi ero scordato. Un'analisi più approfondita e più interessante è il fatto che questo cacciatorpediniere, oltre ad avere il classico generatore di fumo, potrà portare nell'altro consumabile, nella terza slot, o la sovralimentazione, o lo sbarramento contraereo, o la sorveglianza radar. Sorveglianza radar che è davvero molto buona se ci fate caso. Uno contro uno contro un cacciatorpediniere, entrambi usano il fumo, però voi avete l'arma segreta che si chiama appunto radar, che sarà attivo per 28 secondi. Arriviamo a 28 secondi tramite il potenziamento sorveglianza radar modificata 1. Ragazzi, ho fatto una buona presentazione, vi ho parlato del cacciatorpediniere Black. Adesso andiamo a vedere la primissima partita giocata con questo cacciatorpediniere. Andiamo in partita. Allora, ragazzi, vediamo un pochino il matchmaking. 4 contro 4 i cacciatorpedinieri Kurfürst, Kurfürst, Montana, Yamato, Yamato, Missouri. Isole di ghiaccio, la mappa, battaglia standard, la modalità. Vediamo dove siamo respawnati. Tanti cacciatorpediniere, potremmo fare un buon lavoro sul settore di sinistra. Dobbiamo stare attenti alla Missouri perché ovviamente ha il radar. Allora, andiamo sulla destra. Chiudiamo qui, perfetto. Vediamo un po' se ce la facciamo a fare qualcosa di positivo con il nostro bellissimo radar. L'ideale sarebbe avere una situazione di stallo tra i due cacciatorpedinieri, il mio e quello avversario, e poi utilizzare il radar. Però, come detto, dobbiamo tenere d'occhio sempre le navi nemiche, quindi Missouri, radar, nemico.
Avanziamo, massima velocità, abbiamo sicuramente bisogno di una mano. La Shimakaze sta provando un approccio centrale, potrebbe starci per spottare in anticipo qualcosina, vedremo. Però sinceramente preferisco un approccio laterale. Dall'altra parte abbiamo Udaloy Benson, le nostre navi si stanno dividendo, ok, Kurfürst, una Yamato, la Inde e la Kurfürst arrivano, dubito che andranno centralmente. Allora, velocità massima raggiunta, nave è come detto abbastanza lenta, 36.8 davvero poco, stiamo attenti perché comunque già dovremmo vedere qualcosina. Sì, tranquillo, tu vai sempre, però stai attento, eh. I siluri, secondo me, se dovessi lanciarli ora, dopo 20 minuti avrebbero percorso 2 km. Sarà molto interessante vedere i siluri nell'acqua. Molto bene, ricordiamo che abbiamo una gittata, lo devo ricordare anch'io, 13.7, quindi tecnicamente potremmo per assurdo iniziare a lanciare qualcosa. La Missouri, devo sapere dov'è la Missouri avversaria, altrimenti non si muove nulla qui. 5.8, veniamo spottati davvero molto bene. Quella Hindenburg. Tecnicamente noi potremmo anche provare un lancio lì dentro. Lui va da quella parte, però dubito che terrà quella. Vediamo. Kurfürst a 15. Io lancio, ragazzi. Io lancio lì dentro. Lancio lì dentro. Dobbiamo girare un po' perché altrimenti non abbiamo tiro. E poi altri siluri lì. Come sono lenti. Come sono lenti. Nessun cacciatorpediniere per ora. Molto male. Mi serve un cacciatorpediniere. Potremmo andare con il fumo e dare un po' di fastidio. Perché no? Fumo e un po' di fastidio. Sì, mi piace l'idea. Perfetto, andiamo sulla. Aspetta, 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 aspetta. Abbiamo le HE? Sì, molto bene. Anche un po' sulla Inde, magari. No, andiamo sulla Kurfürst. Qui per assurdo sarebbe l'ideale attivare una idro per essere sicuri quando stai all'interno del fumo, no? Però non ce l'abbiamo, mi rendo conto che non si può avere tutto, o radar oppure idro. Allora cerchiamo di prendere la mira, però, perché non stiamo prendendo nulla. Un siluro? Bah, non so cosa ho preso, lo accettiamo. Non ho idea. Mancano un po' di bandierine, si sente, un po' la mancanza, però. Dai, dove cacchio sto sparando? Andiamo sulla Inde perché è in difficoltà. La Kurfürst, lasciamo l'incendio a lui. Arriva anche una corazzata da quella parte, molto bene. Possiamo prendere anche la prima kill per assurdo. Dai la prima kill. Eh sì, è arrivata. Ragazzi, dobbiamo insistere sulla Kurfürst. Però siamo attenti perché avanza quella. Mi ha fregato. Mi ha fregato. Infatti, sono stato troppo all'interno del fumo. Gravissimo errore. Praticamente adesso siamo one shot, gravissimo errore da parte mia. Ecco perché ho detto, dicevo prima, servirebbe una idro per un eventuale siluro. Mannaggia, che errore, sono rimasto fermo lì. Non vi nascondo che avrei voluto attivare. Non ci credo. Se succede, mi viene da ridere. Se succede, mi viene da ridere. Enemy destroyer online.
Incredibile quello che è successo. Davvero incredibile. Beh, ragazzi, direi che la partita. Abbiamo fatto già il nostro lavoro, possiamo tornare dietro. La Kurfürst ha subito dei danni molto pesanti. Ripeto, quando stavo all'interno del fumo avrei voluto attivare il radar, non ve lo nascondo. Però sono stato un po' frenato, devo essere sincero, e quindi ho subito. Dove va quella chiamato? Vabbè. E quindi ho subito quel siluro che mi va praticamente a, come dire, mi va a rovinare la partita, perché con 2400 punti posso fare poco. Però abbiamo i siluri, abbiamo il fumo tra poco e abbiamo la nostra, no, i nostri siluri appunto, che sono carichi, quindi lanciamo e poi qualcosa lì dentro. Poi virata secca a sinistra e cerchiamo di capire la situazione. Nel frattempo quei siluri stanno ancora viaggiando, non ci credo. No, per poco, dai, va bene. Se fossero stati i siluri della Shimakaze. Non me lo dire a me, non me lo dire a me, per favore. Sono rimasto con 2300-400 punti, sono pochissimi. Però tecnicamente sono abbastanza per permettermi di fare un'azione, ovvero Missouri sempre attiva però, sempre attiva. Magari fumo, rallento. E poi HE, sì, l'idea mi piace molto bene. L'idea mi piace particolarmente. Ok, mettiamo a zero. Abbiamo le HE, sì. Molto molto bene. No, dai, mi devi dare l'incendio qui, eh. I punti si fanno con l'incendio. No, c'è l'iceberg che non mi fa vedere bene. Non mi fa vedere. Mannaggia, posso solo intuire dov'è. Senti, io li lancio, avete capito bene, lancio quei siluri. Mannaggia, non vedo. Sto andando ad intuito, sinceramente. No, io non vedo la nave bene. Avessi almeno la prua come punto di riferimento, ma infatti cerco di alzarmi per capire dov'è la prua e poi regolare il tiro di conseguenza. Però vi assicuro che non è facile. Sto seriamente pensando, anche i siluri si sono rivelati abbastanza simpatici da utilizzare comunque, eh. Vabbè, questa alla fine, ragazzi, è la prima partita, quindi sono anche soddisfatto, dai. Ripeto, sono penalizzato dal fatto di aver subito quel siluro, però va bene. No, no, io mi allontano perché non vorrei sorprese da parte della Missouri, quindi massima velocità e andiamo via finché possiamo. Allora, com'è la situazione? Loro hanno due cacciatorpediniere, una Shima e una Fletcher. Perfetto, abbiamo trovato la Fletcher. Abbiamo trovato la Fletcher. Dovremmo vincerla questa perché loro hanno perso molte navi, quindi vediamo un po'. Guarda come sono lenti, guarda, è incredibile. Si è fermata? Aspetta, no, 7.5 è vero. Vediamo se riusciamo in qualche modo a utilizzare il nostro radar. Nel frattempo, qualche siluro sulla Missouri sarebbe anche una cosa buona, grazie. Una falla però me la potevi dare, eh. Un pochino così. Lui ha dato potenza. Però io li lancio sulla Missouri. E apro anche molto. Qualcosa sulla Yamato. Vai. Aspetta perché c'è l'isolotto. Quella Yamato la vedo in difficoltà. Aspetta perché possiamo andare sulla Montana. Mi fate utilizzare il radar per favore, almeno una volta. Rimani fermo, non ti muovere. Bravo. Bravo, bravo, rimani fermo, non ti muovere proprio. Spariamo ogni
Aspetta che non vedo. 2.3. Buono. Ora possiamo prendere una mira adeguata. 297. Mannaggia. Vabbè, fa nulla. Stavo cercando di capire, scusa, adesso che 2.4. 2.4, sì, dovrebbe essere 2.4. Allora, facciamo una cosa, andiamo un po' sulla Missouri. I siluri vanno, viaggiano, sono lenti, quindi tecnicamente danno il tempo alla Missouri di avanzare, quindi una cosa abbastanza positiva. Vediamo. Guarda come sono lenti, aspetta. No, basta siluri, per favore. Veramente basta. Quello arriva, guarda lì. Ragazzi, fa male 14.000. 14 fa male. Fa molto male. Solo con le torrette non sto trovando la dritta. Sono sempre preoccupato perché avendo 2.400 punti sono con la paura. No, siamo arrivati a dritta. Allora, senti, io attivo il radar, dai. Così, giusto per attivarlo, non ce n'è bisogno, però posso dire di aver attivato il radar in questa partita. Ragazzi, nave molto interessante, primissima partita, attenzione, lo ripetiamo ancora una volta, quindi davvero una buonissima impressione, soprattutto quei siluri lenti mi hanno colpito. Sarà stato un caso, però sono stati simpatici da utilizzare. Allora, aspetta, un po' di fumo. Loro stanno cappando, mannaggia, dobbiamo fare altri punti, potevamo fare. Prego, prego. Non ti avevo neanche visto, se devo essere sincero, guarda. Diciamo che il fumo l'ho utilizzato per me, devo essere sincero, eh. Però va bene così, dai. Allora, un incendio. No, dai, chi è che mi colpisce e dà fastidio? Hanno colpito. Hanno catturato la base? Chi è che mi sta colpendo da un'ora? No, guarda, non mi va neanche di levare lo zoom per vedere chi mi sta colpendo. E mi ha fatto uscire fuori dal fumo, grazie. Questa curfusta è impazzita letteralmente. Grazie, mi hai fatto. Se vengo distrutto per colpa tua potrei arrabbiarmi, guarda. Cosa cacchio ho appena fatto questa curfusta? Cioè, mi ha spinto fuori. Vabbè, cerchiamo di fare 100.000 danni a questo punto. Ecco, radar. Meno male. Meno male. Allora, vediamo quello che abbiamo guadagnato. Un po' di crediti farebbero piacere, come sempre. Esagerati, 641.000 crediti, dopo li vediamo nel dettaglio, 5.700 di esperienza libera. Portiamo a casa colpo devastante e primo sangue, 97.000 danni, 154 hit, 5 siluri, 4 critici, 2 navi, 2 incendi, 4 falle causate a bordo della nave avversaria. Punteggio squadra, siamo arrivati primi con 1.832. Rapporto dettagliato, abbiamo fatto male sicuramente alla Fletcher e anche alle altre navi abbiamo fatto qualcosina. Crediti, levate le varie spese, 542 più esperienza del capitano, ben 11.000. Ragazzi, video terminato, grazie per l'attenzione, noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!